La manovra finanziaria va approvata così com'è, senza se e senza ma. I soldi non ci sono e non si può spendere di più. Una dura presa di posizione quella di Alessandro Baccei, che in commissione bilancio ha ribadito più volte ai deputati dell'ARS che non ci sono più i margini per aumentare la spesa della regione, le cui casse sono ormai a secco da diverso tempo. Secondo l'assessore, aprire i rubinetti della finanziaria per dare una boccata d'ossigeno a comuni, a ex province e precari è una missione più che impossibile. Mani legate dunque, almeno per questa finanziaria che per Baccei è assolutamente blindata. Ma a gelare ulteriormente gli animi dei parlamentari siciliani non c'è solo la mancanza di fondi regionali. Prosegue la trattativa fra Palazzo d'Orleana e Roma, ma ricorda Baccei, per avere i 500 milioni di euro dello Stato fondamentali per evitare il default della Sicilia occorrerà fare le riforme e tagliare ancora la spesa, con buona pace dei deputati siciliani e delle loro richieste. Al fianco dell'assessore si è schierato Davide Faraone, convinto che le discussioni sui temi della finanziaria non interessino la maggior parte dei cittadini. Per il sottosegretario poi questa manovra, come le precedenti, riguarderebbe troppo i problemi di LSU e forestali e troppo poco di giovani e start-up. Insomma, quella che viene fuori è una finanziaria senza soldi, datata e con un buco da 500 milioni. Così, almeno per il momento, i deputati di Sala d'Ercole dovranno rimandare malumori e mal di pancia. L'Aula tornerà a riunirsi il 16 febbraio, quando ricomincerà la discussione sul bilancio di previsione per il 2016 e per il bilancio pluriennale 2016-2018. 18.